abbiamo portato questa canzone che si intitola Il Paradiso è qui, che abbiamo scritto appositamente per le selezioni di Una voce per San Marino per poter accedere poi all'Eurovision. Hanno vinto i Gara. Megara dei ragazzi spagnoli, però è stata una bella emozione portare sul palco un brano nuovo, per la prima volta, perché comunque lo cantavamo per la prima volta, ed è un brano che parla proprio dei nostri sentimenti, perché comunque bene o male i Jalisse amano. Comunque stare Sentimenti. tranquilli, no, amano tirar fuori dalle canzoni i propri sentimenti e quindi insomma le cose che ci fanno stare bene. Dentro di noi c'è un grande paradiso, solo che purtroppo lo teniamo a volte un po' troppo nascosto perché apri gli occhi il mattino, qualsiasi cosa tu vai a guardare, qualsiasi situazione, trovi sempre guerre, cattiverie, brutture, insomma non riusciamo a vivere in un mondo sereno. E quindi il nostro paradiso forse ce lo conserviamo gelosamente dentro di noi, invece dovremmo cercare di tirarlo fuori per far sì che piano piano questa luce invada totalmente il buio. Ci Cioè, siamo sorpresi, eh? noi Guarda che anche noi ci siamo sorpresi perché non sapevamo quello che dovevamo fare. sinceramente ancora non ci crediamo di essere arrivati dopo 27 anni ospiti di un programma voluti da Fiorello, poi, cioè, neanche sai una cosa qualunque. Beh, vabbè, noi ormai è nota la nostra capatosta, testardaggine, quindi noi facciamo questo di lavoro, facciamo musica, abbiamo una piccola etichetta indipendente, sono 30 anni che abbiamo questa etichetta indipendente, ci battiamo sempre con arco e frecce, artigiani della musica. Fiorello già dallo scorso anno quando ci ha invitato al Viverei due. Glass, a Viva Rai 2, ci ha detto ci vediamo a Sanremo, ci Così. vediamo dove sapete voi, e Così. faceva così. E noi Ah, te l'ha ovviamente presa. non capiamo, quindi aveva già in mente qualcosa. E poi a un certo punto ci ha chiamato attraverso il nostro manager, ci ha chiamato e ci ha detto: ragazzi, dovete venire su a Sanremo, vi porto io. Cioè, in che Che vuol senso? dire? Ormai cast fatto, i big già comunicati, eccetera, eccetera, eccetera. Dice: no, venite perché ho in mente una cosa. Quindi noi siamo partiti, siamo arrivati ai bordi gara, ci siamo rinchiusi dentro un albergo, non dovevamo far sapere a nessuno, nonostante tutta la stampa raccontasse che noi saremmo stati ospiti perché insomma, ormai la stampa rumoreggiava. Però Fiorello ci diceva: voi zitti, non dovete asserire, non dovete. Guarda, il telefono squillava in continuazione, noi non abbiamo risposto. Dovete dare certezze. Quindi, rinchiusi in albergo, a bordighera, nascosti, col cappello, con occhiali, ma proprio in Negate che panico. siete voi, non siete voi. Strano che non ci ha dato una zattera al largo del mare. Cioè, no, è stata proprio una cosa. E anche poi a un certo punto ci ha chiamato alle 7 Del venerdì del sera. venerdì sera, alle 7 di sera ci chiama e ci fa: venite di corsa qui al balconcino Mollica. di Mollica e dobbiamo fare il TG insieme delle 20. Ha preso il Panico, colpo, panico. scioppio, prendi panico, vestiti, trucca di via. Dalle 7 siamo arrivati lì alle 8 meno 10. Siamo saliti sul balconcino e poi lì c'erano le nostre sagome, noi abbiamo dato la voce alle nostre sagome, poi, e quindi abbiamo fatto il TG delle 20. Poi ci ha chiamato all'apertura di fronte al teatro con Vessicchio, altro momento bellissimo, dove lui ha Svelato. svelato che appunto, cioè, noi eravamo presenti. E poi all'1:30, prima della classifica delle cover, e anche là, momento di massima audience, abbiamo cantato il brano. Certo, abbiamo ricantato Fiumi di Parole, certo. Avremmo voluto cantare anche un pezzo nostro, certo, Nuovo, ma nostro, nostro perché le mie nuovo, parole erano certo, nostro. sì, nel senso nuovo, di nuova produzione, certo, tutto certo, però dato che eravamo ospiti con una bella visibilità e con Fiorello che ci faceva da padrino, al che abbiamo detto: vabbè, ok, questo è un primo passo per tornare a casa. Ci rivediamo il prossimo Poi avete avuto il doppio maestro, avete Doppio maestro, scelto doppio doppio maestro. presentatore. Doppio presentatore, e avevo letto in una vostra intervista recente che non avete avuto nemmeno il tempo di provare, è vero? No, non è che non abbiamo avuto il tempo di provare, è che praticamente non hanno voluto che noi andassimo lì a provare il pomeriggio perché altrimenti la stampa che stava in sala stampa avrebbe scoperto tutto, no? Quindi Fiorello voleva proprio fare le cose e quindi per noi è stato un attimo un colpone, nel senso, e adesso come faremo? Quindi la mattina ci siamo messi in contatto con De Amicis che ci ha mandato via WhatsApp il taglio, quindi almeno per capire quali parti di Fiumi di Parole fare e quali non.
Però il problema era gli ascolti, no? Perché tu sai che sul palco quella sera, poi il venerdì sera che c'erano le cover con un sacco di... Guarda, c'era il bordello all'Ariston, c'era il disastro. Quindi insomma ho detto, e come faremo gli ascolti? Ma chi li farà? E gli amici si sono detto, guarda, li faccio fare ad una mia vocalist. Sì, però la tua vocalist ha delle esigenze, noi ne abbiamo delle altre. Insomma, ci siamo guardati in faccia io e Fabio e abbiamo detto, senti, come va, va, che te devo dire? Cioè qua veramente godiamoci il momento, speriamo che vada tutto bene, usiamo un po' di incoscienza, che comunque quella non guasta mai, e andiamo via. Tutto molto più amplificato, quello sicuramente, perché comunque Sanremo ormai è diventato non solo una macchina da guerra italiana, una macchina da guerra mondiale, cioè una cosa incredibile. Già il fatto che c'è comunque Fiorello, che comunque sta lì e fa altre cose in correlazione a Sanremo. Poi insomma, cioè, si sta dando una grandissima importanza, ancora di più rispetto a quello che era agli anni passati, a livello anche mediatico, a livello social. Quindi insomma, è una bomba Sanremo. La cosa che mi ha stranito, sai qual è stata? Allora, noi eravamo abituati all'epoca ad arrivare sul palcoscenico e trovarti direttamente il pubblico sotto. Quindi con le sette. Invece no, c'è il palcoscenico, c'è l'orchestra, il pubblico è molto distante rispetto al palco. Quindi c'è proprio tanto distacco, secondo me, tra il pubblico e chi canta sul palco. E allora non sono riuscita, ho visto che si sono alzati in piedi, perché poi io vado sempre senza occhiali e senza lenti perché non voglio vedere nulla, cioè voglio rimanere nella mia incoscienza, no? Però c'è questo distacco tra il palco e il pubblico. Però è stata una bella cosa comunque, certo.